Una tradizione antica che si rinnova mantenendo sempre intatto il suo fascino. La nascita di Gesù ispira da centinaia di anni la creazione di allestimenti e rappresentazioni dal grande valore pedagogico, oltre che artistico. Ne sono convinti i rappresentanti dell'Associazione Culturale a Tutto Tondo che per il sesto anno consecutivo hanno organizzato ad Andria una mostra di presepi artigianali trovando ospitalità nei locali di via Montegrappa messi a disposizione dalla Confcommercio. Privati, associazioni e da quest'anno anche le scuole del territorio si sono cimentati nella realizzazione di originali presepi spaziando dagli allestimenti tradizionali alle interpretazioni più moderne facendo uso di materiali di riciclo. Un'iniziativa rivolta soprattutto alle giovani generazioni, dicono dall'associazione a Tutto Tondo, perché la rappresentazione della natività diventi per loro il faro luminoso capace di indicare i sani ideali da perseguire attraverso l'unità familiare. Questa è una manifestazione che ha preso più piede perché man mano che passa il tempo vediamo che è sempre più sentita e di fatto anche qualitativamente rispetto agli altri anni è migliorata di parecchio. Anche come numero di partecipanti, in questo anno siamo arrivati a 29 partecipanti, considerando che sono tutti, abbiamo anche interessato le scuole, che quest'anno per la prima volta partecipano anche le scuole, a Salvemi e a Rosmini. Sperando che, di poter proseguire e interessare maggiormente i giovani, perché uno scopo i giovani devono averlo per un domani, altrimenti si fermano soltanto col telefonino e poi basta, e poi possiamo lamentarci di qualche loro comportamento. È sempre ai giovani e alla loro crescita sociale e culturale che si rivolgono anche le prossime iniziative dell'associazione a Tutto Tondo. C'è un mezzo programma per quanto riguarda per esempio artisti in... I giovani artisti, per quanto riguarda pittura, scultura, come sperando di poterlo realizzare nei prossimi mesi. Questa mostra rimarrà aperta fino a quando? Fino al 6 gennaio, che sarà l'ultimo giorno per poterla visitare, e contemporaneamente facciamo votare la gente perché possiamo riconoscere ai vari autori, dargli un riconoscimento con una coppa e un attestato di partecipazione.